Eccoci, dunque, la prevenzione, voi capite bene, è l'elemento di forza degli anziani, perché la patologia di cui soffriamo e di cui rischiamo è sostanzialmente una patologia cronica. E oggi sappiamo che l'80% delle sofferenze della popolazione italiana sono legate alle patologie croniche. Sappiamo anche però che l'80% della causa delle patologie croniche sono prevenibili, che sono quattro semplici fattori di rischio. Il primo è il fumo, il secondo è l'alcol, il terzo è l'attività fisica, il quarto è la dieta appropriata. Smettere di fumare migliora la capacità ventilatoria dei nostri polmoni dopo un'ora da quando abbiamo smesso. È un immediato vantaggio a qualunque età. Fare 10.000 passi al giorno, mezz'ora di camminata, riduce della metà il rischio cardiovascolare. Avere una dieta con pochi grassi, quindi meno formaggi, meno salumi, meno carboidrati, mezzo chilo di frutta e verdura al giorno, ci migliora tutta la qualità di vita. E un bicchiere di vino ai pasti ci basta, non vogliamo i superalcolici. Tutto questo deve essere facilitato, quindi vogliamo chiedere alle istituzioni di rendere facili le scelte sanitarie, attrezzando il livello sociale perché queste attività di prevenzione siano possibili e facilitate. Per cortesia, un po' di silenzio. Un altro elemento che abbiamo toccato è quello della prevenzione vaccinale. Dopo l'acqua potabile non c'è nulla di più efficace nella prevenzione del vaccino. Siamo davanti alla prossima, purtroppo non felice, epidemia di influenza. Tra poche settimane vedrete che comincia questo picco. E allora è il momento di andarci a vaccinare, ma anche il momento di chiedere chiarezza su alcuni punti che pure sono scolpiti nel Piano Nazionale Vaccini che recentemente il Ministro Balduzzi ha approvato. Vogliamo che le scelte di quel piano siano vere, siano verificabili, non siano soltanto una aspirazione. Per esempio vogliamo che i medici si vaccinino contro l'influenza. Non è possibile che noi, che i cittadini si debbano vaccinare e il medico no. Il medico è il primo che si deve vaccinare per proteggere se stesso e per non contagiare noi. Vogliamo che ci sia una verifica a livello di direttori generali per cui la copertura vaccinale faccia parte del paniere degli indicatori della valutazione del loro stipendio. Chi non raggiunge delle buone coperture vaccinali venga penalizzato sui soldi che guadagna. Vogliamo che chi è esposto al rischio di contagio, per esempio i professori di scuola, vengano vaccinati. Vogliamo che i manager delle industrie, delle compagnie, della produzione tengano conto della perdita che un'epidemia influenzale porta al Paese. Parliamo di una cifra superiore a quella di una legge finanziaria ogni anno, non soltanto gli 8.000 decessi, ma una trentina di miliardi all'anno che ci costa ogni anno l'epidemia influenzale. Vogliamo anche che i medici di famiglia siano più attivi nell'offerta attiva della vaccinazione e che perseguano gli obiettivi di prevenzione che pure sono scritti nel loro contratto di lavoro nazionale e che però spesso sono disattesi. Quindi vogliamo un sistema di verifica per obiettivi per questi colleghi. Infine, vogliamo in qualche modo tener conto degli avanzamenti che la ricerca vaccinale ci offre per noi, per le nostre famiglie, per i nostri figli. Oggi abbiamo il primo grande vaccino contro il tumore della cervice, il vaccino HPV, per cui stiamo vaccinando le nostre nipoti, le nostre figlie dodicenni. Dobbiamo sperare che domani riusciremo anche a vaccinare i ragazzi, che questo è l'unico sistema per combattere definitivamente questo terribile tumore, ma anche molte altre forme oncologiche che purtroppo colpiscono anche i maschi. Grazie.